sia con voi. E con il tuo spirito. Benvenuti nella casa del Signore. Totus tus, sono tutto tuo e tutto ciò che ho è tuo, Maria. Questo è il tema, ecco, di questa puntata degli esercizi spirituali con Maria alle stelle. Perciò, ecco, dobbiamo abbandonarci alla Madonna e poi nell'omelia spiegheremo perché questo mio abbandonarmi alla Madonna è così importante. Per celebrare degnamente questi santi misteri, adesso riconosciamo tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Venga il tuo Spirito, Padre, e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo conformarci alla tua volontà, per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura dal Cantico dei Cantici. Dov'è andato il tuo amato, tu che sei bellissima tra le donne? Dove ha diretto i suoi passi il tuo amato? Perché lo cerchiamo con te? L'amato mio è sceso nel suo giardino fra le oriole di balsamo a pascolare nei giardini e a cogliere gigli. Tu che abiti nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela sentire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza è una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli:
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Del pontificato del Santo Papa Wojtyła. Pensate che lui, quando è arrivato in Polonia durante il suo primo viaggio, siamo nel 1979, proprio a Częstochowa ha consacrato tutta la Polonia, Italia, Roma, proprio all'Immacolato Cuore di Maria. E parafrasando le sue parole di allora, lui diceva: Maria Immacolata Concezione, io qua sono come il tuo schiavo, schiavo del tuo immacolato amore, e in questo amore, in questa schiavitù di gioia, di amore, adesso metto tutto questo paese, Polonia, Roma, ecco tutta Italia, tutto il mondo intero. Carissimi, io sono stato scioccato quando ieri ho pregato davanti al Santissimo e mi è capitato questo testo del 79 del Santo Padre. Praticamente ciò che noi stiamo facendo adesso in questi esercizi spirituali, arrivando domenica prossima all'atto della nostra consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria, Papa Wojtyła ha fatto già nel 79. Solo che la gente non capiva, carissimi, non capiva, la gente non aveva questa percezione dell'importanza di appartenere all'Immacolato Cuore di Maria. Perché dobbiamo appartenere a questo Immacolato Cuore di Maria? Per non essere visti dal maligno, dice Maria nelle sue apparizioni, capite? Per essere talmente nascosti in questo cuore di Maria, mai visitato da Satana, capite? Che lui non può entrare in quel cuore immacolato, perché è puro. Allora non c'è un nascondiglio più sicuro come Immacolato Cuore di Maria. E pensate, quando Maria è apparsa, ad esempio nel 1610 a Quito, cioè nella capitale di Ecuador, ha detto: io qua, ecco, voglio dirvi che ho il messaggio per la Chiesa e per la società del XX secolo. Perciò pensate, quattro secoli prima la Madonna in Ecuador appare per noi che arriveremo dopo quattro secoli.
E Maria dice, ecco questa cosa, se la gente del ventesimo, ventunesimo secolo entrerà nel mio cuore immacolato, quando scatteranno questi ultimi tempi di combattimento contro il drago, nulla vi succederà. Capite? Perciò, ecco come vi dicevo, noi dobbiamo entrare come in una specie di bunker, bunker d'amore, che è il cuore immacolato di Maria, e dire sono totus tus, totus tus. E questa frase, carissimi, parte anche dal testamento di Gesù che lui affida all'apostolo Giovanni sotto la croce, perché quando Gesù si rivolge a Giovanni, dice figlio, ecco tua madre, e sta indicando Maria, ecco il testo biblico dice che Giovanni l'ha presa con sé, ma la traduzione originale greca dice che Giovanni l'ha presa nella profondità delle proprie viscere, del proprio cuore. Questa è la traduzione originale. Cosa vuol dire? Che fare questo atto di consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria non è un atto da recitare, capite? Ma un processo, una vita da affidare alla Madonna, capite? È una cosa molto seria, perché allora e poi lei diventa tua madre educatrice della tua vita. Tu non sei più solo, non so, un oggetto. Tu non pensate che è come un oggetto che si affida alla Madonna, eh? Guarda, questo è un regalo per te. No, tu sei una persona. Tu ti consacri come una persona. E la persona che cos'è? Questa parola persona arriva dalla relazione, capite? Perciò non funziona così che io come un oggetto, come un pacchetto, mi lascio, non so, toccare da te, spostare, eccetera. No, tu devi consacrarti come una persona, dove Maria, ecco, toccherà certe corde di relazioni dove tu sei ferito, capite? Per educarti, per formarti. Noi siamo talmente feriti che la nostra posizione originale noi possiamo recuperare solo in Maria, perché Maria è l'Immacolata Concezione, cioè è l'unica creatura che è perfetta. E questa forma dove noi siamo forgiati possiamo recuperare noi stessi, così come Dio ci vuole. Vi ricordo che cosa Gesù ha detto a Santa Caterina da Siena, che amiamo tutti, è una delle mie sante preferite. Gesù ha detto a Santa Caterina, guarda Caterina, se tu accetterai ciò che Dio vuole che tu sia, cioè la volontà di Dio e non la tua, incendierai tutto il mondo, cambierai tutto il mondo, tu da sola, capite? Allora se tu accetti ciò che Dio vuole da te e scopri, questo può essere anche un piccolo ruolo, tu puoi cambiare il mondo. Il problema è che noi non vogliamo accettare ciò che Dio vuole per me, ma cerchiamo, ecco, di impostare la nostra vita sulle nostre proiezioni, sulle nostre proiezioni. Allora vedete, dire a Maria, io cara mamma, voglio darti i miei occhi, ti offro i miei occhi, perché io possa vedere come te, con i tuoi occhi. Ti do il mio udito, perché io possa sentire le parole di Dio come tu le senti. Io ti do le mie emozioni, i miei sentimenti, perché io possa sentire come tu senti le persone, tutto ciò che sta succedendo intorno a me. Io ti do i miei pensieri, perché io possa pensare come te, strada facendo. Io ti do il mio cuore, perché io possa amare come te. Questo vuol dire, ecco, prendere Maria nel proprio cuore, nelle proprie viscere. Capite? Come ecco, suona il testamento di Gesù. È una cosa incredibile, carissimi, perché noi siamo feriti. E la madre cosa fa? La madre, questa parola madre, non si tratta solo di andare da Maria, ma dalla nostra mamma,
E quando un bambino è ferito, la mamma veramente lo cura. Pensate che dentro di noi ci sono queste ferite incredibili che sanguinano. E cosa succede? E succede, ecco, durante un esorcismo, un sacerdote esorcista dice: esci fuori da questa persona. E la risposta: no, io non esco perché io qua ho un sostegno, capite? Perché qua c'è la ferita, cioè che sanguina. È come una zanzara, capite? Che se si appiccica proprio al corpo per succhiare il sangue. È come quell'animaletto che, non so come si chiama, la zecca, eccetera. Ci sono questi animaletti che... Ecco, sanguisuga, ecco, che capite, che vive di sangue, e finché c'è questa ferita, capite, lui è appiccicato, così anche Satana funziona con noi. Perciò l'unica cosa, che cosa fare? Guarire la tua ferita, rimarginarla, e questo è il primo compito della mamma, di Maria. E la prima, carissimi, ferita, anzi le prime ferite, è essere rifiutato, ecco, rifiuto da parte a volte dei genitori, da parte di qualcuno, oppure rifiutare. Queste ferite, due ferite su cui, ecco, poi il maligno costruisce tutta la nostra depressione, tutte le nostre malattie. Pensate, un ragazzo, ad esempio, che non ha mai avuto una relazione buona con suo padre, perché questo padre non l'ha mai abbracciato, non l'ha mai amato, poi ad esempio va in seminario e diventa sacerdote, capite? E non saprà mai in qualche modo trasmettere l'amore paterno, ecco perché diventerà uno che lavora, come uno che lavora in ufficio, un impiegato, non sarà mai un sacerdote profondo, ma un impiegato, capite? E la stessa cosa, ad esempio, con una ragazza che non ha una relazione buona con la madre e poi diventa la suora, sarà una impiegata, capite? Ma neanche la suora o sacerdote, anche una ragazza o un ragazzo che si sposa per i propri figli, capite? Sono le cose molto... molto importanti. Noi spesso costruiamo la nostra vita sulle ferite e trasmettiamo queste ferite gli uni agli altri, capite? Questo è il virus principale che dobbiamo combattere. E qual è proprio il vaccino contro questo virus? È proprio questa parola. Questo virus si chiama Immacolata Concezione, capite? Le cellule che dobbiamo prendere dal cuore immacolato di Maria, innestarle nella nostra vita, perché queste cellule di Maria fanno rimarginare tutte le nostre ferite di amore, capite? È una cosa incredibile. Io vi veramente invito a scoprire le apparizioni di Maria a Lourdes. Scrive Laus in francese. Pensate che siamo nel 1664. Maria appare a una ragazza di 17 anni, bellissima, ma una ragazza che è molto mondana, che le piacciono, ecco, i giochi, il divertimento, che è molto legata anche alle cose di questo mondo, che le piacciono. E Maria per 54 anni le appare e la educa, la forma, capite? Pensate che, ad esempio, le scene sono incredibili, che Maria mangia con lei, permette che questa ragazza, ad esempio, riposi sul manto di Maria. L'altra volta, ad esempio, l'angelo custode le nasconde o le porta via gli oggetti a cui lei è stata legata, ad esempio, non so, anelli, eccetera, capite? L'altra volta Maria le regala, ad esempio, qualche regalino, qualche
qualche cosa un po' carina come per una ragazza, eccetera. E così per 54 anni sta formando questa sua figlia. Pensate, è una cosa molto importante perché ve lo dico, perché ripeto, non si tratta di fare un atto di consacrazione recitato con la tua bocca, ma dire il tuo sì irreversibile alla Madonna, che io ti dico sì e punto, che tu sia presente nella mia vita, nelle mie viscere, nel mio cuore, e che io voglio essere ogni giorno formato o formata da te. Capite? Siete pronti a fare una cosa del genere? Noi stiamo scoprendo la Madonna in modo completamente diverso, capite? E per fare, carissimi, questa pratica del nostro abbandono alla Madonna, ci vogliono tre passi che io adesso nomino. Il primo passo è rinunciare a se stesso, cioè offrire se stesso alla Madonna, dicendo: da oggi e poi tu prendi le redini della mia vita. Il secondo, offrire gli altri alla Madonna. E il terzo passo, offrire le cose quotidiane, le situazioni in cui partecipiamo alla Madonna. E vi spiego un po'. La prima cosa, ecco, offrire se stesso. Come si offre se stesso? Rinunciando a se stesso. Perché se tu offri te stesso, ma non ti rinunci a te stesso, possono essere solo le parole, facili da recitare, capite? Io mi offro a te. Ma cosa vuol dire? E poi fare le tue vecchie cose. No, tu devi rinunciare a te stesso. Facciamo qualche esempio. Ecco, ad esempio, vai a fare qualcosa, c'è una giornata, hai un incontro, eccetera. Ecco, Maria, io adesso rinuncio a me stesso e voglio che tu vada con me e che tu agisca al mio posto. Capite? Anche se io sono bravissimo, perché sono forte, so che cosa devo dire, ma io, ecco, rinuncio perché? Perché posso sbagliare, perché come uomo peccatore posso sbagliare, perciò ti prendo mamma con me, capite? Guardate, questo è un atto umile, perché spesso noi diciamo: io in questo momento non ho bisogno di te Maria, te Gesù, perché so che cosa devo fare. Bellissima questa cosa. Poi, ecco, offrire il secondo passo gli altri. Ovviamente alla Madonna nasce una domanda: se io posso, senza permesso degli altri, offrire qualcuno alla Madonna? È certo che posso. È come ad esempio suicida, a volte, che vuole suicidarsi. Il nostro obbligo, il nostro dovere è interrompere questo atto, capite? E così dal punto di vista spirituale, se tu vedi che una persona rischia la salvezza, che vive in un costante peccato, capite? Tu devi veramente intervenire e offrire questa persona alla Madonna. Come? Con tre passi, tre possibilità. Il primo, offrire con un atto di preghiera, pregando, un atto. Ecco, ti fermi e inizi a pregare per questa persona, un atto interiore che tu fai. Il secondo è un po' sofisticato, si tratta di offrire questa persona alla Madonna attraverso qualche sacrificio per questa persona che tu offri: digiuno, sacrificio, sofferenza, capite? Tante madri, padri, ecco, gli uomini hanno offerto in questo modo gli uni gli altri alla Madonna. E poi il terzo modo è un po' da martire: offrire la propria vita per l'altro, per la salvezza. Facciamo un esempio, ad esempio San Massimiliano Maria Kolbe, che ha offerto la propria vita per un amico prigioniero ad Auschwitz, dicendo: io voglio andare a morire al suo posto. Capite? Ovviamente è un modo già estremo. Ecco, ma fate anche questa domanda:
se io faccio qualcosa, se io vado a fare qualcosa, prendo con me Maria, e questo deve far parte della nostra nuova vita dopo questa domenica. Capite? Maria, vieni con me. Anche se faccio una semplice spesa, o vado dal dentista, o vado a cambiare gli occhiali. Pensate, ecco, con vergogna vi dico, in questa settimana sono andato a cambiare gli occhiali e ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto proprio, mi hanno sbagliato le diottrie addirittura, ho sbagliato la montatura. È una cosa incredibile che mi è successa, mai è successa una cosa del genere. Ci vogliono ancora delle settimane per recuperare questo progetto, pensate. Allora ho detto, Maria, ma perché? Perché non mi hai offerto, non mi hai offerto il tuo tempo e sei andato da solo, capite? E poi, ecco questo terzo passo, offrire le situazioni in cui tu vivi, le cose quotidiane. E qua si tratta di anche offrire alla Madonna tutte le istituzioni, tutti gli uffici. Quando tu vai, ad esempio, a fare, non so, qualche risolvere qualche cosa, vai in municipio, piuttosto che, non so, in banca, ecco, pregare anche per i ministeri diversi, cioè prendere Maria. Maria, ecco, ad esempio, adesso stanno decidendo al Senato, non so se sapete, il futuro delle scuole italiane, le scuole paritarie. Paritarie, capite? Che è un progetto molto importante. Pregate per le scuole paritarie, che non hanno sovvenzioni, perciò di conseguenza rischiano di chiudere tutte le suore e tutte le scuole paritarie. Ecco, allora vedete, pregare per le istituzioni, per il Senato, per il Parlamento, mandare Maria, vieni tu, che noi possiamo recuperare questo progetto cattolico di educazione, così tu potrai educare, ecco, i nostri bambini. Pensate, ecco, questo è abbandonarci alla Madonna e dire totus tus, cioè io ti prendo nella profondità della mia vita. Non solo quando prego, recito rosario, non so, che dura 20 minuti al giorno, se recito ogni giorno. E poi tutta la vita non ha più la copertura mariana, capite? Quando tu ti consacri alla Madonna, tutta la tua vita, totus tus, tutto tuo. Non dico tuo, ma totus. E vi ho spiegato cosa vuol dire questo totus. Totus, tutto, tus, tuo. Totus tuo. Ecco. Perciò, ecco, carissimi, preghiamo per questa discesa dello Spirito Santo. Pensate che la discesa dello Spirito Santo si riconosce da due cose, perché io a volte sto osservando tante comunità, anche dei protestanti, anche cattoliche, e a volte anche, non so, vedo questi raduni carismatici, non so, 2.000, 4.000, 5.000 di persone insieme. E dico, ma io non sono carismatico perché non sono mai riuscito a invitare tanta gente, le persone non mi hanno mai seguito. Allora dico, forse io non sono carismatico, ma quei sacerdoti che riescono a avere tutte queste persone, ad esempio a uno stadio 50.000 che non so, cadono nello Spirito Santo, nel riposo, oppure sono guariti, eccetera. Attenti, carissimi, dobbiamo discernere gli spiriti, perché non è detto che è arrivato là lo spirito, può darsi che è arrivato lo spirito del maligno. Allora da che cosa si riconosce lo Spirito Santo? Da due cose. Prima, ecco questa cartina tornasole, che lo Spirito Santo è sceso su di noi, è Maria. Ma non Maria compresa, ecco, come un'emozione,
capite? Come un sentimentalismo. Ma Maria, a cui tu hai affidato tutta la tua vita che ti sta formando ogni giorno. Allora umiltà, nascondimento, capite? Sofferenza, eccetera. Questa è Maria. Questa è la prima cosa. Dove c'è Maria? Dove ci sono le virtù di Maria nella vita delle persone? Se tu guardi che questa gente, ecco, anche, non so, è presente, prega, eccetera, ma dopo, quando guardi la vita di queste persone, che altro che una vita cristiana, cattolica, capite? Perché noi vediamo queste persone come vivono spesso. Allora significa che lo Spirito Santo non è mai sceso su di loro. Se questi si trattano male, se si odiano, eccetera. È ovvio, capite? E la seconda cosa che riguarda la discesa dello Spirito Santo è ciò che dice il Vangelo di oggi. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Cosa vuol dire? Che quando scende lo Spirito Santo, preparati alla guerra. Se tutto va liscio, significa che lo Spirito Santo non è sceso su di te. Capite? Quando San Paolo è cascato dal cavallo, ecco, è sceso lo Spirito Santo, subito il martirio. Subito sono arrivate delle batoste. Contestazione da tutti. Capite? Da qua si riconosce. Non che tutto, tutto bello, stiamo evangelizzando tutto il mondo, tutti si convertono, capite? Non funziona così. Ecco, come diceva Papa Benedetto XVI, preparati che nella Pentecoste è inserito il posto per, come lui diceva, per la sconfitta, che la sconfitta fa parte della Pentecoste. Fallimento, forse meglio, fallimento, capite? Capite? Noi a volte al contrario diciamo, ma come mai questo fallimento? Se io prego, allora lo Spirito Santo non c'è, proprio al contrario, carissimi. Al contrario, capite? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dopo il Vangelo. I saggi rifulgeranno come lo splendore nel firmamento. Coloro che insegneranno a molti la giustizia brilleranno come stelle per sempre. Alleluia. E adesso, carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Grazie Gesù per il dono di Maria. La Chiesa è la figura della Madonna come madre. Ti chiediamo per questa Chiesa che sia sempre più forte, che sia piena di Spirito Santo, cioè piena di Maria e piena anche della sofferenza salvifica. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, in questi 3 mesi di sante messe quotidiane ti abbiamo presentato tante richieste e oggi vogliamo presentarti tanti grazie. Vogliamo ringraziarti per Lucia, per il suo intervento andato bene oggi, per la grazia ricevuta da Luca, per il problema di Giusy risolto. Ti ringraziamo per Michele che è uscito dal coma, ti ringraziamo per la salute che hai donato a Rita, alla piccola Luisa e a Davide e tutte le grazie che abbiamo ricevuto. Per questo ti ringraziamo. Ascoltaci, Signore Gesù, ti vogliamo presentare tutte le persone che soffrono di dipendenza, in modo particolare Luca, il marito di Elena, tutti i tossicodipendenti e i giovani. Aiutali, Signore, sono tuoi figli, per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, oggi ti vogliamo presentare l'anima di mamma Francesca e l'anima di mamma Corradina, che 42 anni fa è salita al cielo. Ti affidiamo in modo particolare e ti ringraziamo per la vita dei figli Daniele e Silvano. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, ti vogliamo affidare tutte le nostre famiglie, le famiglie in difficoltà, e soprattutto ti chiediamo di aiutarci a insegnare ai nostri figli a pregare. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso scambiamoci un segno di pace. Thank you.
noi segno della nostra offerta spirituale e trasforma noi tutti in sacrificio perenne a te gradito per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. I nostri cuori sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esaltarti, o Padre, sempre e specialmente in questo tempo in cui Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, portò a compimento il tuo disegno di grazia. Così fu vinto e umiliato il demonio e fu restituito al genere umano lo splendore dei doni divini. Nella gioia di questa vittoria uniamo la nostra voce al coro degli angeli ed eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore. Sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Carlo e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
dicevo nella mia omelia, che noi abbiamo bisogno in questi tempi particolari la Madonna Maria per discernere la nostra vita. Capite? Quando tu dici totus tus, entra Maria nella mia vita, prendi le redini della mia vita, lei formandoti ti dice cosa devi fare giorno dopo giorno. Qua non basta, carissimi, neanche la Santa Scrittura, perché anche con la stessa Santa Scrittura si può giocare, capite? Vi faccio un esempio polacco, ecco, come un parroco polacco è arrivato a benedire le case e una famiglia non ha aperto, perciò ha preso biglietto e ha scritto, ecco, la citazione dell'Apocalisse: sto alla porta e busso e aspetto che mi aprono, capite? E ha lasciato questo biglietto. Poi è tornato dopo 3 giorni, ecco, il padre di questa famiglia, anche lui ha scritto un biglietto e ha mandato al parroco. E c'era scritto, anche lui citava, solo che non l'Apocalisse ma la Genesi: ero nudo e mi sono nascosto. Capite come Adamo diceva? E perciò, vedete, noi abbiamo bisogno di Maria perché lei entri nella nostra quotidianità e veramente possa discernere, ci aiuti a discernere la nostra vita. Preghiamo, carissimi. Ecco, come diceva Santa Caterina, Gesù a Santa Caterina: se tu discerni la volontà di Dio su di te, diventerai un fuoco nel mondo. Preghiamo per questa volontà di Dio Padre per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga a te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Amen.
Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Ci nutra per la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, stasera ognuno di noi può veramente dire alla Madonna: sono totus tus, tutto tuo, tutta tua, chiedendo ecco questi tre doni: di lasciare la nostra vita alla Madonna, lasciare la vita degli altri alla Madonna, cioè offrirla, e poi lasciare tutte le nostre cose, le situazioni in cui entriamo andando ecco a visitare anche gli uffici, istituzioni, eccetera. Vi ricordo che la consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria la faremo alle 21 questa domenica, perciò preparatevi con una bella confessione, con la vostra preghiera. E ovviamente domani e dopodomani ci incontriamo sempre alle 20:30 e poi alle 21 domenica sera ecco concludiamo i nostri esercizi spirituali. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Sì.